pieno centro di Firenze, al 74 Rosso di Via Palazzuolo, da poco meno di un anno è nata la Street Levels Gallery. Non è la classica galleria di quelle che conosciamo tutti, asettiche, quasi sempre tutti uguali, no. La Street Levels Gallery è qualcosa di diverso. Oggi la galleria ospita la presentazione di due libri illustrati da Nemos, uno dei più interessanti street artist italiani. Per l'occasione è stata allestita una mostra con le illustrazioni originali raccolte nelle pubblicazioni, oltre ad alcune opere inedite dell'artista. Ma chi è esattamente Nemos? Lo chiedo subito a Matteo di Progeas Family. Nemo è un artista urbano che appunto dipinge muri. Diciamo, noi l'apprezziamo molto perché, a differenza di tanti artisti comunque che si muovono in questa scena, lui è in grado di dare alle sue immagini dei contenuti o comunque di comunicare attraverso le sue immagini dei messaggi molto forti che toccano da vicino comunque la nostra società, che toccano da vicino il nostro mondo, che toccano da vicino diciamo l'ambiente nel quale viviamo e anche chi siamo un po'. Quindi rispetto a tanti altri artisti noi l'apprezziamo molto come galleria e abbiamo piacere di collaborare con lui perché è in grado di dare un contenuto alle sue immagini che molte volte troppo spesso viene a mancare. Quindi questo è Nemos, un artista che sa comunicare, che sa parlare attraverso le sue immagini, sa anche cambiare di poco la prospettiva con la quale si guarda al mondo. Nemos ha prodotto due libri illustrati da lui, editi da Logos Edizioni, e il primo è uscito l'anno scorso e si chiama Who is Nemos, una raccolta di illustrazioni appunto dell'artista, e il secondo si chiama H2O, è un progetto sull'acqua, appunto sul consumo consapevole di acqua, e il secondo libro consiste in una serie di 15 tavole non rilegate che messe in fila, diciamo, parte da un essere umano, uno dei suoi personaggi che beve da una cannuccia e poi piano piano l'ultimo personaggio che viene, questa cannuccia si dirama, diventa tubi, tanti tubi che avvinghiano l'ultimo personaggio, rendendolo quindi inerme. E vuole, diciamo, anche qui vuole lanciare un messaggio forte sul consumo dell'acqua che avviene, che avviene ogni giorno nella quotidianità, quindi dal lavandino alla doccia, alla piscina, al semplice bicchiere d'acqua che mi bevo. E vuole sensibilizzare su questo tema, che ogni goccia risparmiata anche nel quotidiano, nel piccolo quotidiano, poi vuol dire tanto, un grande cambiamento. Noi la nostra galleria è aperta dal 17 dicembre del 2016, quindi sono in realtà pochi mesi, e siamo, diciamo, il primo spazio di informazione, comunque di esposizione, dedicato all'arte urbana. Cioè noi lavoriamo sia a livello di progetti con l'associazione Progeas Family, quindi realizziamo progetti non solo a Firenze, in giro per l'Italia, sull'arte urbana, realizziamo muri, facciamo direzione artistica in alcuni festival, insomma ci muoviamo in quest'ambito, e in più con la galleria, con lo spazio espositivo, da dicembre, diciamo, cerchiamo di fare informazioni sui vari livelli di interazione tra l'arte e la strada, quindi tra l'arte e il pubblico, tra gli artisti e il pubblico, e quindi cerchiamo di aprire una porta che finora a Firenze era rimasta un po' chiusa, e cerchiamo più che aprirla di sfondarla, perché insomma è abbastanza difficile, però c'ha le sue soddisfazioni, piano piano nel tempo qualcosa indietro torna.